No, ma il primo tempo penso che non si sia vista la differenza. Abbiamo sicuramente pagato l'aspetto fisico e mentale subito il primo gol. Poi stiamo sempre a parlare degli episodi, no? Però purtroppo gli episodi fanno la differenza. Probabilmente dobbiamo lavorare più su questi aspetti singoli, sulle palle inattive e cercare di migliorare il più presto possibile. Perché poi una volta che una squadra sblocca la partita ha anche più facilità nel gestirla. Infatti una volta preso il primo gol siamo andati in netta difficoltà. Anche perché adesso siamo con una rosa parecchio corta, avendo 5 giocatori fuori. Però non starei a parlare degli assenti o trovare delle giustificazioni. Dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare. Ma se lo so che nel momento non è facile per il Pordenone, però se volevi esprimere un giudizio sul Bassano, visto che tu sei stata una bandiera della formazione giallorossa. Ma il Bassano è una società che lavora con professionalità e serietà da 2005, da quando io l'ho conosciuta c'è stato il Santo dei Professionisti nel maggio del 2005 e ricordo benissimo il primo anno in C2 il Bassano ha fatto lo stesso cammino del Pordenone, ha fatto una fatica tremenda inizialmente, poi si è aggiustata in corsa e ha raggiunto la salvezza. Addirittura non giocando i playout. Il Pordenone, scusami se torno su Pordenone, il Pordenone e la città deve capire che il doppio salto nei professionisti è molto duro. E come ha fatto il Bassano, io faccio complimenti tuttora perché hanno fatto un cammino incredibile, hanno vinto i campionati, hanno vinto Coppa Italia e questo è l'obiettivo che deve raggiungere Pordenone. Però bisogna avere pazienza, come ce l'ha avuto il Bassano. Grazie Martino. Niente.